immaturo da parte del fruitore verso gli oggetti d'arredo, verso comunque l'utilizzo della casa, no? Direi che fondamentalmente non esiste più il consumatore monoculturale, esiste un consumatore pluriculturale che ama mixare prodotti differenti per storia, per origine, per zona geografica e perché no anche per progettati e prodotti in periodi storici assolutamente diversi. C'è un atteggiamento di maggiore coscienza, c'è una grandissima attenzione alla atossicità piuttosto che alla sostenibilità dei prodotti e c'è sicuramente anche una maggiore conoscenza del prodotto di design. Vediamo che mai come in questo momento devo dire che c'è un grandissimo ritorno dei punti fermi della storia del design, di fantastici progetti e prodotti fatti negli anni 50-60 che sono diventate delle icone, ma delle icone non soltanto appunto da esibire nei musei d'arte contemporanea ma da utilizzare quotidianamente a casa, proprio perché ormai se in passato si pensava spesso che l'oggetto di design poteva essere un oggetto legato alla moda del momento, no? Che però dopo 2 o 3 anni non era più valido, oggi secondo me invece il plus valore è proprio questo, vedere che un oggetto progettato 10, 20, 30 anni fa è diventato un classico contemporaneo, quindi un oggetto che può vivere per tutta la vita con noi. E secondo me sia come progettisti sia i produttori devono assolutamente tener conto di questo grande cambiamento che è avvenuto nel modo di vivere della gente e devo dire che quindi il compito dei progettisti e delle aziende non è tanto quello di lavorare sugli stili di vita, perché alla fine ognuno si costruisce il proprio stile di vita, ma di cercare di fare prodotti belli, straordinariamente belli ed innovativi. Oggi penso che nel 2010 non possa esistere design se non c'è innovazione, innovazione nelle tecnologie, nei processi produttivi, quindi non soltanto innovazione intesa come innovazione formale. Devo dire che nei paesi scandinavi l'atteggiamento è sempre stato quello di usare un oggetto bello, ma di prenderlo e di utilizzarlo quotidianamente. Probabilmente nell'Europa del Sud l'atteggiamento, o in altre nazioni, l'atteggiamento era più quello di dire ho un oggetto di design non tanto perché mi piace utilizzarlo, ma perché lo voglio esibire. Infatti sovente dico che i magnifici sgabelli di Alvar Aalto magari nelle case italiane vengono esibiti come icone del design, nelle case svedesi vengono utilizzati dai bambini per giocarci o per farci i compiti. Detto questo, io penso che nell'ottica di un, appunto come già dicevo prima, di un consumatore che non è più monoculturale ma che è pluriculturale, oggi il consumatore mixa tranquillamente un prodotto di Cappellini con un prodotto di IKEA, perché no? L'importante è che esista un giusto rapporto tra la qualità del prodotto e il prezzo. Quindi devo dire che sicuramente grandi catene, la larga distribuzione che ha fatto dei progetti seri per portare il design, per rendere il design più accessibile alla gente, sono assolutamente encomiabili. Dico, l'importante è che veramente il design diventi qualcosa che attragga il consumatore finale. Poi magari in un momento della sua vita acquista un prodotto di IKEA, in un altro momento della sua vita acquista un prodotto di un'altra marca, in un momento della sua vita acquista un oggetto da 100 euro, in un altro momento della sua vita acquista un valore di 1000 euro. Da questo punto di vista è importante raccontare al di là del singolo prodotto al consumatore che cosa c'è alle spalle di un prodotto in termini di materiali, in termini di ricerca, in termini di innovazione. Forma è veramente il risultato di un lunghissimo lavoro. Oggi fare un prodotto serio non può essere fatto nel giro di una settimana o di un mese, non può essere improvvisato. Dall'idea originaria del designer per arrivare al prodotto finale spesso passano dei mesi se non degli anni.
Per cui questa forma mano a mano si affina perché magari subisce dei cambiamenti legati alle tecnologie e ai materiali che vengono utilizzati per realizzare un prodotto. Quindi sono passati i tempi in cui esisteva una forma assoluta di partenza e quella doveva essere. No, oggi è un punto di partenza e la forma è importante in un prodotto tanto quanto, ripeto, le tecnologie e i materiali. Per cui il prodotto diventa poi un risultato di questo mix di componenti. Oggi, se in passato il goal era quello di emulare la casa dei tuoi amici o dei tuoi vicini, oggi il goal è quello di avere una casa totalmente diversa rispetto a quella dei tuoi amici o dei tuoi vicini. Quindi nell'appropriarsi veramente di questo concetto di casa che esprime la propria personalità è veramente difficile stabilire qual è il trend attuale. Di sicuro spesso si è speculato su dei termini, parlando del minimal, che poi parlerai nel caso del design di nuova semplicità, perché poi alla fine il minimal nel design è un termine rubato all'arte e l'arte minimal è conseguente alla pop art, quindi cioè voglio dire che è ha una carica espressiva molto forte. Spesso parlando di minimal nel design bastava che un tavolo fosse fatto da un piano e quattro gambe, ecco l'oggetto minimal. No, direi che tra un oggetto minimal pensato da Fronzoni negli anni 60 e magari un semplice tavolo fatto nel 2000 esiste una differenza e ancora una volta varie sono le forme espressive, cioè da una parte la decorazione, da una parte comunque la sobrietà, sicuramente c'è una grandissima riscoperta dei materiali o dei materiali esilissimi, sottilissimi, molto lucidi, frutto della tecnologia, o dall'altra parte invece un riappropriarsi di materiali molto forti, molto grezzi, molto materici proprio, che esprimono al massimo, che da soli raccontano una storia. Ecco, devo dire quindi, se in una parola vorrei dire che la nuova tendenza è grande libertà. Ci sono comunque con il mondo dell'arte e perché no anche col mondo della moda una serie di parallelismi. Parliamo di colori, parliamo di texture, parliamo di influenze. Nel mio modo di lavorare devo dire che l'arte ha sempre rappresentato una forte ispirazione e un forte punto di incontro e, perché no, spesso è estremamente interessante mettere a confronto personaggi che da una parte magari incarnano sia lo spirito del design che lo spirito dell'arte, oppure mettere a confronto personaggi assolutamente diversi che rappresentano da una parte l'arte e dall'altra parte la tecnologia. Penso che sia un dialogo agli inizi, un dialogo molto aperto, un dialogo molto interessante. Poi il pubblico se ne accorge, se si organizza una bella mostra d'arte, il pubblico fa la coda la domenica per andarla a vedere, se si riesce a realizzare un buon oggetto di design, il pubblico lo acquista se è alla portata della gente, quindi devo dire che quando una persona dice ho visto un oggetto, ho visto un quadro, non posso vivere senza quell'oggetto, quel quadro in casa mia, hai raggiunto lo scopo. Sicuramente nel 2010 lavorare sulla tecnologia è una sfida continua, anche perché veramente la tecnologia è in continua evoluzione, no? Devo dire che se da un punto di vista questo utilizzo della tecnologia, che comunque si rende assolutamente necessario e fondamentale per realizzare dei prodotti industriali, può essere letta come un limite alla creatività, secondo me invece non lo è assolutamente, è solo, ti porta probabilmente a pensare un progetto, un prodotto in modo differente. D'altronde io penso che oggi per un progettista, per un'azienda, la cosa fondamentale è quello di essere contemporanei, quindi se oggi abbiamo la possibilità nella nostra contemporaneità di utilizzare tecnologie nuove, perché no? Cioè, perché restare fermi a degli schemi che magari possono essere interessanti ma fanno parte del passato? Quindi non la trovo assolutamente limitativa né tantomeno mi spaventa, anzi ancora una volta mi incuriosisce.
sono assolutamente convinto che noi dobbiamo guardare avanti senza cancellare la nostra storia. Per cui secondo me fortemente dobbiamo preservare questo spirito, anche perché un'omologazione esasperata ti fa passare la voglia di conoscere delle culture differenti, delle storie differenti e così via. Quindi veramente il futuro non deve cancellare delle radici. Se andiamo ad analizzare gli artisti o i designer che si sono meglio affermati a livello mondiale, sono poi quelli che hanno tenuto molto fede alla propria educazione. Questo è un tema a cui ci tengo molto, perché rischiare di trasformare i centri delle città in una sorta di duty free di aeroporti che sono tutti uguali nel mondo è veramente molto triste. No, ritengo che il passato e la memoria siano degli elementi assolutamente fondamentali e imprescindibili dall'essere contemporanei. Probabilmente oggi come oggi si sta commettendo l'errore di progettare e produrre troppo e di più. Probabilmente nell'arco di un anno si escono nel mercato 10.000 prodotti nuovi, poi ne memorizziamo 30. Io sono dell'idea che sia arrivato il momento in cui bisogna ritornare, come negli anni 50-60, a fare dei belli, straordinari prodotti, fare meno cose, farle meno e farle meglio, e portando sempre innovazione. Però ancora una volta riuscire a colpire la memoria collettiva del consumatore è una cosa estremamente interessante, è un passaggio estremamente interessante, per cui io ritengo che non fa parte della nostra cultura, o perlomeno della cultura occidentale, quello di dire cancello tutto e riparto da zero. Devo dire che questa crisi fa sì che si tenda a fare dei progetti di più lungo raggio, cioè fare dei progetti che si possono sviluppare durante gli anni e non soltanto dei progetti a 3 mesi, a 6 mesi, a 1 anno. Ecco, devo dire che questo è un particolare momento storico, il fatto di mettersi davanti a uno specchio, di rimettersi in discussione è un elemento assolutamente fondamentale, proprio perché probabilmente ponendo attenzione alle cose giuste o agli errori fatti in passato, è la molla che ti fa ripartire, ci auguriamo, nella giusta direzione.